Buonasera, è un grande piacere essere qua e poter parlare tra l'altro dopo Sebastian. Non ho sentito quello che vi ha raccontato, ma ho avuto la possibilità di incontrarlo quest'estate a Stanford e uno dei nostri dottorandi peraltro sta lavorando in remoto assieme a lui, quindi mi fa molto piacere questa introduzione. Io oggi continuerò questo discorso e vi vorrei parlare di collaborative visual intelligence. Vi vorrei parlare ovviamente della parte artificiale dell'intelligenza, quella che per noi che siamo ingegneri informatici è una normale materia di studio, ma che ormai sta diventando pervasiva e di uso davvero dappertutto, sui media, nella società e nell'industria. E tra tutta l'intelligenza io vi vorrei parlare dell'intelligenza visuale, cioè della parte di visione che spesso come tipo di intelligenza è abbastanza bistrattata. Nessuno di noi dice che una persona è intelligente perché vede bene, ma in realtà dovete pensare, tutti sappiamo che nella nostra corteccia il 30% dei neuroni è utilizzato per la visione, solo l'8% per il tatto e il 2% per l'audio, per cui per noi la visione è un aspetto estremamente importante della nostra intelligenza che ci permette di ragionare, ma l'evoluzione naturale ha portato a diverse forme di intelligenze. Il mio gatto in realtà è molto più intelligente di noi per quel che riguarda la parte visuale, ha molte più sinapsi collegate e che quindi gli permettono di lavorare in modo più reattivo nella visione di quanto facciamo noi. Bene, perché vi ho raccontato questo? Perché adesso l'intelligenza artificiale è di fatto un'altra forma di intelligenza che si sta evolvendo in un modo estremamente più veloce di quanto non abbia fatto l'intelligenza naturale. Da quando Sebastian nel 2011 ha presentato questo TED adesso, le cose si sono cambiate moltissimo e soltanto l'anno scorso DeepMind ha realizzato una rete che ha lo stesso numero di sinapsi che ha il nostro cervello. E quindi è chiaro che quello che si sta facendo e che si potrà fare nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale è chiaramente molto alto. Pensate che di tutta la parte dell'intelligenza artificiale c'è una disciplina che si chiama computer vision, visione artificiale, che ho il piacere di studiare e che insegno da 20 anni a Modena, e che ha proprio lo scopo di riprodurre l'intelligenza visuale sul calcolatore. Quello che possiamo fare adesso è veramente incredibile, è incredibile per me che ci lavoro tanti anni. Non so se riuscite a vedere quell'immagine che è sopra sulla slide. Questo è un lavoro che un dottorando dell'Università di Modena in questo momento sta facendo in Facebook assieme a noi per non solo riconoscere il contenuto dell'immagine ma anche poterlo descrivere a parole in linguaggio naturale. Quindi non solo di riconoscere che c'è una persona e delle cose ma anche che c'è una persona che sta guardando dentro un frigorifero. Ecco, questo tipo di applicazione, questo tipo di attività che stiamo facendo in visione artificiale ha una storia molto antica. È da circa 40 anni che ci sono degli risultati molto interessanti. Qua vi mostro qualcosa che per noi ormai è preistoria. Nel 2003 abbiamo lavorato con San Diego per il riconoscimento di auto sulle autostrade. Sempre nel 2003 abbiamo lavorato con Ferrari, anzi con persone che sono qui oggi che saluto, per riconoscere e confrontare le traiettorie dell'auto utilizzando la geometria, utilizzando la statistica. Quello che vedete qui, che si vede molto male, sono gli primi esperimenti del 2003 per il riconoscimento delle persone. E questo è un lavoro fatto da Amnon Shashua, che è poi diventato il CEO di Mobileye, venduto per 15 miliardi e passa di dollari ad Intel nel marzo di quest'anno. Quindi questi studi, queste attività di 10 anni fa adesso sono diventati prodotti e l'industria della computer vision in questo momento è una delle industrie nell'ambito della informatica probabilmente più attiva. I dati che ci sono adesso ci dicono che dal 2015 al 2022 ci si aspetta un aumento del 33% ogni anno di fatturato nella industria informatica che riguarda la computer vision, passando da circa 5 miliardi nel 2015 a 50 miliardi di dollari appunto nel 2022. E questo significa che non è soltanto ricerca quello che stiamo facendo, ma è realtà. Io vi voglio raccontare però di visione artificiale non soltanto come discorso generale, ma nella sua misura collaborativa. E il primo tipo di collaborazione che vi voglio raccontare è una collaborazione tra esseri umani.
Perché il fatto che in questo momento, attraverso il deep learning, attraverso la pattern recognition, abbiamo ottenuto dei risultati così interessanti, deriva da una grandissima collaborazione tra ricercatori e scienziati di tutto il mondo e tra grandi aziende anche illuminate che ci danno la disponibilità di lavorare sui dati, su macchine e tutto in open source per poter lavorare assieme. E i risultati che si ottengono sono fantastici. 2016 Nvidia fornisce open source il software per il riconoscimento della strada, Intel con le reti di Colton ci permettono di ottenere dei risultati come questo. Quello che vedete qua sotto è un risultato per l'analisi in tempo reale del movimento che c'è attorno a un'auto che stiamo facendo con Panasonic. E tra l'altro do un annuncio qui che è in tempo reale perché è un'informazione che mi è arrivata stamattina, che Panasonic donerà all'Università di Modena e Reggio Emilia un altro server come quello che ci ha donato Facebook lo scorso anno. Quindi è veramente una cosa nuova di cui onestamente siamo molto felici. Bene, tutta questa collaborazione tra ricercatori e tra anche grandi aziende deriva dal lavoro fatto in tante parti del mondo, ma sicuramente soprattutto fatto da persone come Yann LeCun e come Fei-Fei Li, che mi piace ricordare. Yann LeCun è il direttore di Facebook AI a New York ed è stato il primo che ha realizzato le reti profonde di tipo neurali per il riconoscimento degli zip dei postcode negli Stati Uniti. E assieme a lui voglio ricordare Fei-Fei. Fei-Fei Li è professore a Stanford e a Google ed è stata la prima che nel 2009 ha pensato a questa grandissima collaborazione tra persone e macchine. In che modo? Inventandosi l'idea di creare il più grande dataset open source disponibile di immagini annotate da esseri umani. In questo momento sono circa 14 milioni di immagini che sono state annotate a mano da persone, ovviamente pagate per questo, indicando più di 22.000 concetti. Cosa servono questi? Questi dati, queste immagini in cui c'è scritto questo è un frigorifero, questo è un'auto, questa è una persona, sono state date a disposizione della comunità internazionale per poter lavorare e creare sempre di più delle reti capaci di lavorare assieme. Ecco, e che cosa possiamo fare con questo? Non so se riuscite a vederlo perché l'immagine è molto scura, però uno degli esempi che possono essere realizzati, questa è una cosa che stiamo facendo assieme ad Eurocom, che è un laboratorio francese, che è un discorso, diciamo, ancora molto di ricerca per poter riconoscere le emozioni. Alcuni psicologi hanno annotato a mano più di 18.000 video presi da, diciamo, da situazioni molto diverse come queste, e quello che stanno imparando le reti piano piano, lo presenteremo fra un mese in Inghilterra, è la possibilità di riconoscere le emozioni delle persone che sono all'interno di un video. Ovviamente se questo possiamo farlo con dei video con Hugh Grant, poi probabilmente potremmo farlo anche con una persona che sta in auto o diciamo, in moltissime altre situazioni. Bene, vado avanti per dire che questo tipo di risultati, come vi dicevo, si ottengono soltanto con una grandissima collaborazione, persone e macchine. In questo caso, questo è un altro esempio di qualcosa che stiamo facendo con un'azienda milanese che ci ha fornito 150 gran premi annotati a mano per poter riconoscere, creare delle reti capaci di riconoscere i sorpassi o di riconoscere degli altri eventi importanti in un video di questo tipo. Di nuovo, se non ci fossero stati gli esseri umani che a mano, attraverso dei file come vedete lì sopra, possono indicare alla rete dove sono i sorpassi e dove non sono, queste reti non sarebbero state certamente in grado di imparare. Questo che vi faccio vedere è un esempio che mostro sempre perché mi piace tanto, è qualcosa ancora di più. Perché noi stiamo insegnando alle macchine, ai computer, cioè, di fare le stesse cose che fanno gli esseri umani attraverso altri computer. Quello che vedete qui sono delle reti artificiali che stiamo sviluppando all'Università di Modena e Reggio Emilia, che simulano l'attenzione umana alla guida. Quindi lasciamo stare la guida autonoma, supponiamo che le macchine possano guidare in modo automatico e tanto lo stanno già facendo effettivamente, quello che vorremmo aggiungere fra un po' è uno stile di guida simile a quello di un essere umano. Per fare questo, chiaramente la faccio breve, abbiamo utilizzato degli altri computer che hanno imparato dagli esseri umani. Quindi gli esseri umani che non hanno scritto io sto guardando a destra o sto guardando a sinistra, ma utilizzando telecamere negli eye tracker, telecamere sull'auto, abbiamo unito assieme questi in programmi che hanno aiutato altri programmi a poter lavorare.
Quello che stiamo facendo qui naturalmente non si fa solo qui, ma si fa, non si fa soltanto per le auto, ma si fanno anche per le persone. Questo è un esempio di qualcosa che stiamo facendo con la Duke University per il riconoscimento di persone in ambienti aperti, in ambienti cittadini, ma nel prossimo futuro si potrà fare in tantissimi altri campi. E con questo io concludo. Concludo per dirvi che io sono certa che nei prossimi 5 anni la visione artificiale sarà più potente della nostra visione. Su questo ne posso essere decisamente certa, non soltanto perché i calcolatori sono più potenti del nostro cervello dal punto di vista computazionale, ma anche perché i punti di vista che un calcolatore può avere sono molto maggiori dei nostri. Un calcolatore, una rete di calcolatori potrà integrare viste da un drone, viste da una macchina, viste da telecamere di sorveglianza o da robot, oppure viste dall'immensamente piccolo di una laparoscopia all'interno del nostro corpo, oppure da tantissimi altri sensori. E quindi l'unione di questi dati sicuramente darà una potenza di calcolo nella visione maggiore di quello che noi possiamo fare. Ma io su questo sono molto ottimista, perché questo potrà essere fatto da una parte in collaborazione con gli esseri umani e dall'altra per gli esseri umani, per aumentare le nostre capacità, per ottenere una nuova rivoluzione che non è sicuramente nell'ambito dell'industriale, nell'ambito dell'industria automotive, nell'ambito dell'industria della robotica, ma è anche nella scienza, è anche nell'ambito della cultura e anche nell'ambito della medicina. E quindi io credo che il prossimo futuro per noi sarà sicuramente roseo, perché avremo delle capacità in più, come abbiamo avuto grazie all'informatica negli ultimi 10 anni. Vi ringrazio.